Sapevo che vi avrei trovato qui, colonnello. La vostra assenza dal campo mi ha fatto indovinare che tramavate contro la vostra patria. Siete il più volgare traditore che io abbia mai avuto il disonore di incontrare. Se non avessi previsto il vostro gesto, oggi voi avreste mandato alla morte centinaia di russi, di vostri compatrioti. Arrestate questo uomo che si è subito tradotto a Mosca per essere giudicato dallo zar. Il nostro premio sarà il ritorno alle nostre case, alle nostre mogli, ai nostri figli. Mio figlio. Quasi non lo conosco. È nato quando scoppiò questa guerra. Avrà 5 anni ora. E pertanto, con la gloriosa carica dei cosacchi del colonnello Dubrovsky, si può considerare finita la guerra in Crimea. Sono stati già presi contatti col comando turco per la pace, che segnerà l'inizio di un'era di prospero benessere per la Russia. Saranno così coronate le aspirazioni di tutto un popolo e gli eroici sforzi di un esercito e di un geniale comandante. Come? Come dice Yuravlev? Voi vi mangiate le frasi più belle. Non credevo di avere un appetito del genere. Comunque, date le circostanze, non me ne pentirei. Non ricominciate con le frasi misteriose. Che cosa volete dire? Perdonate, maestà, ma mangiando le ultime frasi, io ho inteso semplicemente punire l'enfasi, diciamo così, eccessiva di questa relazione. Siete meraviglioso, Yuravlev. Avete ragione. Questa relazione, per quanto soddisfacente, è un vero e proprio inno. Innalzato non già a voi, mio zar, cui spettano tutte le glorie e tutti i dolori della Russia, ma al colonnello Dubrovsky. È così. È così, Yuravlev. Da dentro non si parla che di Dubrovsky, dei suoi cosacchi, delle loro gesta. E mai di me. E chi è poi questo Dubrovsky? Evidentemente un ambizioso. E come tutti gli ambiziosi, un uomo pericoloso. Lo conoscete personalmente per giudicarlo tale? È fredda, idiota! Aggiungi l'acqua calda, cambiala! Vuoi farmi morire di polmonite? Avanti, presto, se ti preme tenere la testa sul collo! E allora parlate. Vi ho chiesto se lo conoscete. Maestà, credevo che mi consideraste una persona di buon gusto. Cosa c'entra il buon gusto ora? Voglio dire che non ho mai fatto né il carceriere né il boia, professioni che danno il privilegio di incontrare gente della risma di Dubrovsky. E non fatemi stare sui carboni ardenti! Ricordatevi che lo zar sono io! Io! Non lo dimenticherò mai. E allora parlate! E voi aiutatemi a uscire dal bagno! Dal bagno del pigro. E dammi la pantofola, non vedi che mi è sfuggita dal piede. Avanti, parlatemi di quel maledetto Dubrovsky. Dubrovsky, maestà, Dubrovsky. E vabbè, né come volete voi. Mi ha guastato persino la delizia del bagno del pigro, questa meravigliosa invenzione francese. La sola cosa della quale devo essere debitore all'imperatrice Caterina e a quel suo curioso amico... Voltaire, maestà. Ecco, proprio lui. Sicuro. Avanti, su, parlate. Dunque, questo Vladimiro Dubrovsky fu più noto ai tristi tempi della defunta zarina Caterina sotto il nome di Aquila Nera. Aquila Nera? Il bandito? Esattamente. Ed è un bandito che si trova a capo dei miei cosacchi in Crimea? E anche colonnello? Ahimè, fu un ordine della zarina che amnistiò i suoi crimini passati e gli concesse questo onore. Che follia, un bandito. La provvidenza ha voluto voi, Paolo III, sul trono dei Romanov, oggi. Già, ma non si è zar se non si comanda. E bisogna fare qualcosa. Voi perché non mi avete informato prima? Perché? Siete o non siete un mio ministro? Io attendo come sempre degli ordini per avere la gioia di eseguirli. Beh, vi do carta bianca. Ahimè, temo che questa volta non basterà.
E che cosa volete di più? Voglio molto meno, maestà. Se potessi ottenere la nomina a governatore di Minsk, potrei controllare Dubrovsky al suo ritorno e arginare le sue prepotenze che ci sono costate più di un uomo fedele. Non abbiamo più tempo da perdere. Sarete governatore. Firmerò oggi stessa la nomina. Ho bisogno di uomini come voi. Fedeli, sinceri, sicuri. Contate sulla mia fedeltà, maestà. E avrò accanto nell'adempimento dei miei doveri verso l'impero le coscienze più illuminate, le fedi più sicure. Chi è il colonnello Chernyshevsky? Ero io. Che cosa volete da me? Devo scortarvi fuori di qui. E in quale prigione mi accompagnate questa volta? Dal nuovo governatore. Puoi pensare cosa rappresentasse per me l'apparizione di quell'ufficiale? E quando mi disse che mi accompagnava fuori di lì, credetti che per me fosse la morte. Invece era la libertà. Non avrei mai immaginato che il nuovo governatore generale foste voi. Casi della vita. Oggi uno è un galeotto e domani torna ad essere un brillante ufficiale della guardia. Se volete far pesare il vostro intervento in mio favore, vi faccio notare che era vostro dovere tirarmi fuori dal carcere, poiché se io ho tradito... Vi prego, Chernyshevsky. I vostri affari personali non interessano affatto il mio cameriere. Ivan, puoi andare. E portami della frutta per l'orso. Caro Chernyshevsky, voi non cambierete proprio mai. Ancora un attimo e vi sareste vantato di fronte a un testimone sempre pericoloso di avere tramato con i turchi. Se l'ho fatto è stato soltanto per compiacere la vostra politica. Sì, questo è vero, ma non c'è bisogno di gridarlo. Caro Chernyshevsky, voi non sarete mai un buon diplomatico. Ricordatevi che voi dovete la vostra salvezza oggi al governatore più potente di tutta la Russia. Vi ho già ringraziato per la vostra generosità. Non abbastanza, caro amico. Non abbastanza. Forse voi ignorate che sono riuscito a celare a tutti la vostra detenzione. E particolarmente a una persona che vi è molto cara. Vostra sorella Tatiana non ve l'avrebbe mai perdonato. Vi ringrazio. Ma anche questo è stato per generosità? No. Solo per interesse. Vorreste associarvi per sempre a me? Non capisco. Eppure è tutto molto semplice. Vostra sorella è la sola donna che mi interessi veramente. Ma purtroppo voi non interessate a lei. È appunto per questo che ho bisogno di voi. Dovete convincerla a sposarmi. E allora? Vi ho fatto una domanda. Non sarà facile convincere Tatiana. Io posso offrirle tutto in cambio della sua giovinezza. E a voi, se ci riuscirete, concederò la vita di un uomo. Chi? Vladimiro Dubrovsky. Non vi brucia più la sua scudisciata? Ehi tu! Lo odio. Preferirei incontrarlo in campo aperto. Uno dinanzi all'altro. Non vorrei essere al vostro posto quando lo incontrerete. E poi qui non si tratta di un duello cavalleresco. Dubrovsky è un uomo pericoloso per voi e quindi per me. Bisogna sopprimerlo. Io ho pensato una via più facile per la vostra vendetta. Passerò l'incarico all'atamano Selim. Ma è un uomo spaventosamente crudele. È un uomo che ci ha reso più di un servizio durante la guerra di Crimea e i suoi servizi meritano una ricompensa. Ora, l'atamano Selim desidererebbe una sistemazione nella Valle del Sole, proprio nello stesso castello di Dubrovsky. Io non credo che gli sia difficile ottenerla. Il castello è isolato da ogni centro abitato e in esso vivono solo la moglie e il figlio di Dubrovsky. Ma si saprà che... Vi ho già detto che il castello è isolato. Nessuno saprà nulla fino a che Dubrovsky tornerà. Poi Selim penserà a difendersi da solo.
E qual è la mia parte in questa faccenda? Sarete voi che incaricherete l'atamano Selim di agire al più presto. Bisogna assolutamente prevenire il ritorno del nostro eroe. Torna subito, vedrai. Ecco, tu conserva sempre questo medaglione. Non lo lasciare mai, capito? C'è dentro la mamma che ti sorride, che ti protegge. Prega, Andriuska, prega come ti ha insegnato il Pope Alessio. Prega per noi e per la mamma. Ave Maria. Ave Maria. Piena di grazia. Piena di grazia. Il Signore è teco, tu sei benedetta. Tra le donne hai benedetto il frutto. Tutti i servi. Bene. Anche Masha Krilevna Dubrovskaya. Peccato. Era una bella donna. Mi avrebbe fatto comodo stasera. E il figlio di Dubrovsky? L'abbiamo catturato. Fallo venire. Fallo entrare. Fallo entrare, ho detto. Vieni avanti tu. Avanti. Come ti chiami? Come ti chiami, ho detto? Parla, stupido! È muto! Lo spavento gli ha paralizzato le labbra. Chi sei tu? Vania, la sua nutrice. E ti dico che quello che hai fatto oggi... Sta zitta! Io posso tacere, ma non il vento tra gli alberi o gli uccelli sui rami. Vladimiro Dubrovsky saprà di te e di quello che hai fatto oggi. E allora guai a voi tutti! Vi ucciderà uno per uno! Sta zitta, ti ho detto! E tu, Selim, non avrai terra per nasconderti, né cielo che ti protegga, né casa che ti assista. Aquila nera ti raggiungerà dovunque tu vada, e nel tuo corpo non lascerà brano più grande d'un chicco di grano. Ah! Non piangere, Andriuska. Prega, come ti ha insegnato il Pope Alessio. Dentro di te. Portatelo via. Uccidete anche il bambino. E perché ucciderlo, atamano? Troppo dolce morte per un Dubrovsky. Affidiamolo all'oste di Minsk, lui sa il fatto suo. E poi se il bimbo dovesse servire sapremo dove trovarlo. Potrebbe essere pericoloso se qualcuno lo riconoscesse. E chi potrebbe riconoscerlo? Sono tutti morti gli amici di Dubrovsky. Riconoscerlo è impossibile, lo garantisco. Va bene, fa come vuoi tu. Al bambino ci penso io. Vladimiro!
Ivan, per l'amore di Cristo, che cosa significa questa croce? Devi essere forte, Vladimiro. L'ala della morte si è fermata sulla tua casa. Parla! Parlate! Masha Kirillievna è morta. Quando? 2 giorni fa, assassinata. Assassinata? E mio figlio, Andrei? Non ci è stato possibile ritrovarlo, poi nessuno di noi lo conosce. E hanno ucciso qualunque persona avesse la possibilità di riconoscerlo. Chi è stato? L'atamano Selim. E prima che qualcuno di noi potesse correre in aiuto, è piombato sul tuo castello distruggendo, depredando, assassinando. Dov'è ora? Nella tua casa, con i suoi. Lasciami passare. Non lo farò. Puoi uccidermi se vuoi, ma non ti lascerò passare. Una sola cosa conta, la tua vendetta. Più della mia vita e del tuo stesso dolore. È quello che io cerco, Katia. Non ora. Non adesso. Forse ti aspettano e ucciderebbero anche te, come hanno ucciso Masha Kirillievna. E allora la vendetta mancherebbe il braccio migliore e il cuore più saldo. Stanotte, Ivan, piomberemo su di loro e ne faremo scempio, ve lo giuro. Pensate voi ad avvertire Pietro e Sergio. Sì, non esistono più sentinelle e i nostri aspettano intorno alla villa. Abbiamo sbarrato le uscite. Selim è dentro? Sì, è ubriaco, fradicio come i suoi uomini. Allora va. Tienti pronto con tutti gli altri. E al mio segnale appiccate il fuoco. Dio, parla! È morto. Ed era l'unico a sapere dove si trova mio figlio. Per l'amore che ci ha sempre legati, giuro di vendicarti, Masha Kirillievna. Che io non possa avere né pace né riposo
e che i miei occhi possono essere divorati dagli sparvieri se non mi sarò vendicato di ogni persona che porta l'odiato nome dei Cernicheschi. Per ogni tua lacrima, essi dovranno versare 1000 lacrime di sangue. Per la tua ultima pena, 100 di loro dovranno marcire sotto la terra maledetta, senza il conforto di una croce. E così sia. Questi li puoi lasciare, questi riponili nel baule grande. Come dice, allora? Che una scorta di cosacchi è necessaria. Le campagne non sono tranquille. Bisogna evitare ogni pericolo. Anzi, io ho già fatto rafforzare ed armare i servi delle ville in campagna. Non comprendo tutti questi timori. È meglio evitare sorprese. Va bene, Igor. Sai che io seguo sempre i saggi consigli del fratello maggiore. Igor, perché non vieni via con me? Non posso ancora, Tatiana. In fondo lo sai, è quello che desidero. Vivere lontano da questo covo di cortigiani e di intriganti. Ti aspetto allora. Sarà come quando eravamo bambini e sedevamo intorno al vecchio caminetto. Oh, Tatiana. Cos'hai qui, Igor? È una ferita di guerra. In Crimea? Sì, in Crimea. Ed è legata ad uno degli episodi più particolari della mia vita. Perché? Che è successo? Oh, nulla, Tatiana. Ma ora non pensiamo al passato. Già, devo pensare solo al carissimo fratello Igor, colonnello dello Zar, valoroso soldato in Crimea. Tatiana, smettila. Che si prepara a lasciare sua sorella fino a quando piacerà al principe Boris Yuralev. A proposito di Yuralev. Oh, ti prego, non riprendere questo discorso. Io, Boris, non lo sposerò mai. Tu sei troppo debole con lui. Oh, non lo sarò più, Tatiana. E ti ringrazio di avermi risposto così oggi. Senti, perché non prendi tu il comando della scorta che mi accompagnerà? Staremo ancora un po' insieme. Sì, credo che sia possibile. Yuralev non mi può negare il permesso. È giunto non più di una mezz'ora fa. Forse la carrozza è ancora ferma. Chi è? È Cernicheschi. L'ho udito con le mie orecchie. L'hai visto? No, non è sceso dalla carrozza, andava direttamente alla villa. C'erano più di 40 cosacchi di scorta, ma sono tornati indietro. Andiamo allora. Chi siete? Che fate qui? Scusatemi, signore. Cercavo un'altra persona. Ah, un equivoco. È comodo, non c'è che dire. Ma è anche ridicolo e volgare. Uscendo da questa stanza vi dimostrerò che non siete la persona che cercavo. Va bene così? Andatevene. Me ne andrò, non dubitate. Ma non prima di aver incontrato la persona che sto cercando. E credo che voi potreste aiutarmi a trovarla. Dimenticate che solo io ho il diritto di chiedervi una spiegazione sulla vostra presenza qua dentro. La vostra curiosità sarà appagata appena mi avrete detto ciò che desidero. Insomma, che cosa volete? Sono sola in questa casa. E se foste un gentiluomo, le vostre domande le avreste rivolte ai miei servi, fuori. Sarà difficile farvi credere alla mia buona fede. Vi dimostrerò almeno che non avevo nessuna intenzione di offendervi. È tutto facile per voi, entrare nelle case, uscirne. Agite come un bandito. Seppure non lo siete. Avete ragione, signora. Mi sono comportato come un vero bandito questa sera. Mi giudicherete indiscreto se prima di andarmene desidero conoscere il vostro nome. Non si può dimenticare chi abbiamo offeso. Volete farmi credere che non sapete che qui abitano i Cernicheschi? Questo lo sapevo. E allora, chi cercavate? Io sono Tatiana Cernicheschi. Tatiana Cernicheschi, voi? Vi sorprende? È perfettamente naturale che nella villa Cernicheschi abitino i suoi padroni. Igor Cernicheschi è vostro parente? È mio fratello. Mi ha accompagnata fino qui ed è andato via. Forse è lui che... Sì, è lui. Si entra come voi solo in casa di un grande amico o di un implacabile nemico. Che cos'è Igor per voi? Un nemico. Il peggiore che abbia mai avuto. Non ho difficoltà a crederlo. Mio fratello è un ufficiale della guardia. E non ha certo tenerezza per gente della vostra risma. Ed ora uscite! E se mi rifiutassi?
farò gettare fuori dai miei servi. Vai pure, Ivan. La signora scherza. Siete convinta ora che me ne andrò soltanto quando vorrò? Dimenticavo che gente come voi non agisce mai da sola, anche quando deve affrontare una donna. Non eravate certo voi che mi auguravo di incontrare, ma non tenevo conto che Igor Cernicheschi non ama combattere a viso aperto. Preferisce pugnalare alle spalle. Devo comunque ringraziare la sorte. Da tempo sognavo di avere una donna presso di me. Non vi allarmate, o meglio non vi illudete. Non è un amante che cerco, è solo una serva. Aristocratica non sono adatte per questi lavori, eh? Non sono adatte per servire dei banditi. Le vedi queste mani? Hanno servito per anni signori come te. E che cosa ricevevo per compenso? Frustate. Oggi io servo dei banditi, come li chiami tu. Essi sanno apprezzare il mio lavoro. Avanti, pela le patate. Spero che questo almeno lo saprai fare. Dovresti sentirti felice di essere ancora viva. Non capisco perché Dubrovsky ti abbia risparmiato. Avrebbe fatto meglio ad uccidermi. Almeno non mi avrebbe costretta a sopportare la presenza tua e di tutti voi. Lo vorresti vedere ai tuoi piedi, il nostro capo, eh? Come quei damerini che ti hanno fatto la corte fino a ieri. Ma Aquila Nera è differente dagli altri uomini, ricordatelo. Ma lo ricorderò, non dubitare. Se sei innamorata di lui, non avrai certo una rivale in me. Che cosa pensi? Io amo Dubrovsky solo come mio comandante. Ma se tu ti azzardi a fare la smorfiosa con lui... Che fai qui? Niente. E vattene allora. E perché? Io non faccio niente qui e non faccio niente nemmeno in un altro posto. Perciò è la stessa cosa che io sia qui o in un altro posto. E allora rimani a guardare la prigioniera. Io vado giù, a ruscello. Che cosa intendi fare con quella ragazza? Non lo so. Ti sei messo con lei in un'assurda situazione. È destino che io debba sempre trovare una donna sulla mia strada. Cosa intendi dire? Che non faccio guerra alle donne. Tutto qui. Ma non vorrai lasciarla libera. La banda conta molto su di lei. È un ostaggio prezioso. Si rassegneranno a perderla se io lo vorrò. Ci penserei bene, Vladimiro. Gli uomini non ti seguirebbero più. Questa donna è una Cernicheschi. Non lo dimentico. Di questo potete stare tranquilli. E ora lasciatemi solo. Buonanotte. Che c'è ancora? Vladimiro, manda via quella donna. Perché dovrei farlo? Perché dovrei rinunciare? Vorrei che tu fossi sincero. Da noi si dice che la migliore vendetta è la vendetta. Che vuoi dire? Io sento ciò che un uomo non potrebbe mai capire. Tu non odi quella donna e non senti fremere in te il desiderio di ucciderla. Cosa vuoi intendere? Nulla. Ma bada, io ti voglio bene. E quindi amo tutto ciò che tu ami, anche il tuo odio. E non mi vorrei sbagliare. Ora lasciami. Ti do fastidio? No, ma voglio restare solo. Thank you.
perché non sparate? Perché non lo fate? È semplice, sapete? Basta premere il dito sull'umida sbarretta di metallo e di me non resterà che un mucchio di stracci. Forse preferite un po' di luce. Ecco fatto. Mirerete meglio. Ma non sprecate il colpo su quel Dubrovsky. Già altre volte mi ha salvato la vita. È un vecchio trucco dei miei cosacchi. Quando uno di noi fiuta nell'aria il pericolo, non dorme mai nella sua tenda. Lascia solo i suoi abiti ed attende fuori, paziente. Il nemico prima o poi non tarda ad apparire, sicuro del suo agguato. E noi, protetti dallo stesso silenzio che ha difeso lui, gli piombiamo alle spalle. Con questo. È un'arma terribile nelle mani di un cosacco. Ma non mi guardate così. Vi ho già detto, rinuncio ad ogni difesa. E lascio a voi quello che sembra interessarvi tanto, la mia vita. Così la vostra opera sarà perfetta. E dei Dubrovsky non si sentirà parlare mai più. Non vi avvicinate, altrimenti... Non lo farete. Non è facile uccidere. È una cosa aspra e triste uccidere. Vedere un essere umano che palpita di vita accanto a voi macchiarsi orrendamente di sangue e cadere sotto i vostri occhi. Ma perché tremate? Sembra che siate voi sotto la minaccia di un'arma. Io sono sereno. Forse perché per me la morte sarebbe una liberazione. O forse perché sono sicuro che voi non sparerete. Ve lo impedisce la vostra natura stessa, il vostro sangue corrotto. Non sareste una cernicesca. Badate che queste parole potrebbero costarvi care. E perché farmi attendere ancora? Allontanatevi. Non posso uccidervi. Non potrei vivere un istante di più sotto il peso di questa colpa. E voi non approfittate di questa mia debolezza. Non vi comportereste così di fronte a un uomo capace di reagire alle vostre provocazioni. Vorreste alludere a vostro fratello? A lui soprattutto. E dovreste saperlo. È un soldato, come lo eravate voi. Preferirei non essere confuso con lui. Ah, certo. Il nome di soldato suona male alle orecchie di... Tacete! Siete sincera forse perché ignorate. Ma non è compito mio di accusare o difendere. Nessuno ve lo ha chiesto. Voglio dirvi un'ultima cosa. Voi siete qui al posto di un altro. E quest'altro è vostro fratello. La notizia della vostra cattura deve essere già giunta alle sue orecchie. Sono curioso di conoscere le sue reazioni. Quando Igor saprà, la Russia non sarà sufficientemente grande per voi. Me lo auguro di cuore. Sono mesi che desidero di specchiare il suo volto nel mio. Rischio quasi di dimenticarlo. Se non fosse per una cicatrice che serve a tenermelo vivo negli occhi. È una ferita di guerra che lo ha deturpato. Certo. Una ferita di guerra. Anche di fantasia difetta a vostro fratello. Portami della vodka. Vieni, guadagnati il pane, vai a servire quello là. Alzati, bastardo! Idiota, non fai altro che combinare dei guai. Fermati, lascialo. Ma voi perché vi mischiate? La mia vodka è perduta, il vostro abito... Non ti preoccupare del mio abito. Pensa piuttosto a frenarti. Ti ha fatto molto male. È inutile che gli facciate delle domande. È muto. Muto.
È tuo figlio? No. Chi è allora? Un figlio di mia sorella morta, poveretta. L'ho preso per pietà, per aiutarmi. Tornerò. E se venga a sapere che lo malmeni ancora, ti taglio le braccia. Tieni, questa è per una bottiglia di vodka. Dammi il cappello. Adesso faremo i conti. Ti faccio vedere che non mi lascio prendere in giro da un lurido moccioso come te. Tieni! Chiama il tuo protettore! Ho detto di lasciar stare il bambino. Se non ti uccido come un serve. Lo porto via con me. Ma sì, ma sì. La provvidenza ha voluto che mi dimenticassi il frustino. Se vuoi sapere chi ha preso il bambino, è stato a Granera. Ma che arringhe? È polvere. Ma che ce ne facciamo della polvere? C'è già un polverone qui intorno, non vedi? Ne portate dell'altra in barili. Già, ma questa è polvere speciale. Sulla carne, pizzica. Ah, ho capito. È pepe. Ma che pepe, cretino? È polvere da sparo. Sparo? Hai detto sparo? Speriamo che non spari, perché se spara io spiro e spirando sparisco. Sì, e ce ne sono altri 20 barili. Li metteremo qui in questa grotta. Stai attento se non vuoi saltare in aria. Oh, ma che ti sei ammattito? Io qui sono un magazziniere, non sono un polveriere. Ehi! Voi! Sta arrivando il capo! È solo? Ha con sé un bambino. C'è un bambino? E questo chi è? Una nuova recluta. Meno male che ce n'è uno più piccolo di me. È un bambino che ha bisogno della nostra protezione. Dallo a me. Ne avrò cura io. No, Katia, grazie. Forse la prigioniera è più adatta. E perché? Non sono una donna come lei. Sì, Katia. Forse sei anche migliore di lei. E allora? Ti vedo più alle prese con i cosacchi che con i bambini. Vieni. Sapete avere cura di un bambino? A chi lo avete rapito? È insanguinato. Non avete pietà di nulla voi. Questa è un'altra delle vostre vendette? Povera creatura. Come l'avete ridotto? Tacete, non sapete quello che dite. Questo bambino è un orfano. Mascalzone lo maltrattava, l'ho portato via per impedire che lo uccidesse. Ancora non mi credete?
Per voi un bandito è solo una belva assetata di sangue, incapace di avere slanci umani. Io pensavo... Pensate pure quello che vi pare. Non è del vostro giudizio che mi preoccupo ora. Il bambino ha bisogno di voi. Lavategli le ferite, dategli da mangiare, curatelo, insomma. Rimarrà con noi. Ah, dimenticavo. Non fategli delle domande. Lo fareste soffrire inutilmente. Perché? Non può parlare. È muto. Oh, povero piccolo. Forse è la prima volta che trova qualcuno che ha pietà di lui. Perdonatemi. È meglio levarlo, sennò si bagna tutto, eh? Povero piccolo, era ridotto proprio male. Bisognerà procurargli un abito nuovo. A voi non sarà difficile. Risparmiate le vostre ironie. Vi prego invece di notare che sono passati 5 giorni e vostro fratello non si è fatto vivo. Igor ignora certamente la mia cattura. E poi, in Russia alle volte le notizie impiegano anche mesi prima di giungere. Potrebbe anche essere. A meno che qualcuno non si incarichi di portarle personalmente. Nel vostro caso è difficile trovare questo qualcuno. Caro Cernicheschi, il destino si accanisce contro di voi. Non dovreste giocare a Boston in serate come questa. Non credo al destino, caro Elia. In un modo o nell'altro, chi vuole può modificarne il corso. Oh. Io seguo la fede musulmana. Il destino degli uomini è scritto nei cieli. Nella vita, come nel gioco. Non è vero, non dateli retta, Cernicheschi. Il vostro destino, per esempio, è scritto sulla punta della mia spada. Vi prego, state fermi. Come vedete non sono solo. È inutile che cerchiate le vostre sciabole. I miei amici faranno buona guardia, mentre io scambio 2 parole con voi, Cernicheschi. Che cosa volete? Dovreste saperlo. Ma non temete, ancora non è venuto il momento. Sono qui per portarvi un messaggio. Da parte di chi? Fingete ancora. Piegatevi, cosa volete dire? Vostra sorella è mia prigioniera. Mia sorella? Cosa ne avete fatto? Per ora non corre alcun pericolo. Sono qui per portarvi un suo messaggio. Non ho intenzioni cattive. È solo un puntiglio. Uno stupido puntiglio che mi ha spinto qui. Non ne uscirete vivo. E chi mi ucciderebbe? Voi, forse? Non ho l'intenzione di voltarvi le spalle, mio caro Cernicheschi. E la lotta a viso aperto so che non è il vostro forte. Datemene la possibilità e vedrete. La possibilità? E chi ve la nega? Volete una sciabola? Eccola. A voi. Voglio proprio vedere di che cosa siete capaci. Vi farò pentire della vostra spavalderia. Bel colpo, mi congratulo. Avreste preferito però trovare la mia testa al posto della mia spada, non è vero? È meglio finirla, caro Cernicheschi. Forse la sciabola non è il vostro forte. Certo, voi preferite il pugnale. A vostra disposizione. Vorrei soltanto che la smetteste. Ditemi quanto volete per liberare mia sorella. Che cosa voglio?
Una cosa da nulla. La vostra vita. Vi aspetterò stanotte alla Quercia Nera. Ma ricordatevi di venire solo se volete sul serio prendere il posto di vostra sorella. E se mai vi domandaste perché non vi ho ucciso ora qui, sappiate che ho ricevuto in dono la mia vita da vostra sorella, che non ha approfittato di una circostanza come questa. Che cosa volete farci, caro Cernicheschi? Un cosacco dovrebbe guardare una donna e ucciderla subito dopo. Grazie dell'aiuto. Non ho mai avuto degli alleati così preziosi. Che farete? Accetterò la sua sfida. Noi saremo con voi. No, andrò solo. Lasciatemi passare, sono il colonnello Cernicheschi. Abbiamo ordine di fermare chiunque. E di chi è quest'ordine? Mio. Calma, Cernicheschi. Lasciatemi passare, devo raggiungere l'accampamento di Dubrovsky. Come mai questa decisione improvvisa? Mia sorella è in pericolo. Se le vostre truppe non riescono a salvarla, ci riuscirò io, e da solo. Siete diventato coraggioso. Avanti, Lia. Aiuta il principe Cernicheschi a scendere. E un'altra volta abbiate la cortesia di avvertirmi delle vostre romantiche scorrerie. Se non fosse stato per Ilia non l'avrei mai saputo. Dunque, ragioniamo un po' tra noi prima di prendere delle decisioni avventate. Voi vi recherete nell'accampamento di Dubrovsky e i miei cosacchi vi seguiranno. Al momento opportuno piomberanno sul campo e cattureranno tutta la banda. Vi sta bene? È una proposta che dovevate farmi prima, principe. Ormai è tardi, Dubrovsky stasera mi ha risparmiato la vita. Non intendo tradirlo. Siamo già a questo punto. Sì, e vi dirò che ho deciso di abbandonarvi, di staccarmi da voi. È difficile. E perché? Chi può impedirlo? Riotterrò la mia libertà, seppure Dubrovsky non vorrà concludere la sua giusta vendetta. Non ne avrete il tempo. Perché? Vedi, Ilia, anche questa è fatta. Cernicheschi era l'unico a sapere molte cose. Prima o poi doveva finire così. Ma io non so nulla, vostra grazia. Certo, certo. Fruga nelle tasche, guarda se avesse qualche carta compromettente o del denaro. E pensa al pugnale. Bene. No, nulla, vostra grazia. Solo pochi rubli. No, no! Hai visto nessuno? Vostro fratello non è venuto. E ora sarebbe tempo di smettere con queste attese. Sono troppi giorni che stiamo aspettando. E con questo? Tu sai che daremmo la vita per te, io in special modo. Ma tu con la prigioniera non agisci come dovresti. Che vuoi dire? O decidi di ucciderla, o decideremo noi. A fare che cosa? A chiedere un riscatto. Si potrebbe mandare un orecchio di lei al fratello. Sono io soltanto che devo decidere.
Vedete che non mi sbagliavo. Gli uomini non cambiano mai. Perché non è venuto vostro fratello? Non poteva fidarsi della vostra parola. E cioè? Che mi avreste rimandata libera. Non dimenticate mai di offendere. Giudicatela voi e subito. Per la sua morte? Sì. Chi vorrà la sua morte mette la sua lancia vicino alla mia. Il segno è questo. Dammi qua. Città. Tornate da chi volete, da vostro fratello, dai vostri amici e raccontate loro che Dubrovsky è un uomo d'onore e che non uccide le donne come si hanno fatto. È soltanto per questo? Sì, solo per questo, è soltanto per questo. Ma non è possibile, Vladimiro. Essa sa ormai dove siamo. Cambieremo rifugio. E la taglia che ci spetta? La pagherò io a voi tutti, con i miei denari. Se è per questo non dovete preoccuparvi. Ma noi non possiamo rimandarla così. Lei ci conosce tutti. Ho detto che se ne andrà. E nessuno di voi potrà farmi cambiare idea. Qualunque cosa accada. Sei pazzo. Ma cosa è successo in te? Non lo so neanch'io. Ma sento che è tempo di finirla con le morti, con le stragi, col sangue. Ognuno di voi tornerà a credere in Dio. Tornerà nella sua casa. E tuo figlio? Seguiterò a cercarlo. Da solo. Non ho più bisogno di nessuno. Andatevene. Andatevene via. Sono venuta per restituirvi questa. E per chiedervi anche... Cosa? Non so cosa posso fare per voi. Mi avete detto che cesseranno da oggi le stragi, la violenza, il sangue. Ma continuerà la vostra vita randagia. Sì, e con questo? Cosa ve ne importa? Non vorrete addirittura che mi costituisca? Non voglio nulla da voi, Dubrovsky. Ma al bambino chi penserà? Non so. Forse Katia. Non può rimanere qui con voi. Dividere il vostro destino sarebbe una crudeltà. E che cosa volete? Che lo restituisca a quel vigliacco che l'ha ridotto così? Qui da noi nessuno gli farà mai del male. Lo potrei portare via con me. I miei servi ne avrebbero cura. E non avrebbe più nulla da temere. Forse avete ragione. Il nostro domani è incerto. E non è giusto che lui condivida la nostra sorte. Con voi starà sicuramente meglio. Abbiatene cura. Se io avessi potuto, l'avrei amato come un figlio. Perdonami, piccolo. Non mi dimentico di te, sai? Maruska cercherà di rimetterti a posto. Ecco, questo è del mio bambino. Gli andrà benissimo. Maruska, trattalo come se fosse un figlio. Abbi molta cura di lui. Come si fa a trattare male un bambino come lui? Deve aver sofferto molto.
Siete stata molto buona a prendervelo. Non parliamone più, ti prego. Dov'è il mio mantello? È di là, nell'armadio grande. Lascia, vado io. Tu pensa al bambino. Dio, come ti hanno conciato. Come si fa a picchiare tanto crudelmente un bambino come te? Muto, per giunta. Poverino. E questo? Chi te l'ha dato? Strano. È come quello? No, non è possibile. Fatti vedere. Dio mio, non può essere. I tuoi occhi, le tue labbra. Ma sì, tu sei un Dubrovsky. No, no, non piangere. Tuo padre è un eroe generoso e potente. È un orgoglio essere suo figlio. Ma che succede? Perché piange? Signora, io conoscevo questa donna. Era la moglie di Vladimiro Dubrovsky. Prendete con voi una scorta e percorrete la strada di Mosca. Chernyshevsky si è diretto da quella parte. Speriamo di arrivare in tempo a fermarlo. Speriamo, caro Leontov, speriamo. Ho un brutto presentimento. La duchessa Tatiana Chernyshevsky desidera essere ricevuta. Chernyshevsky aveva torto a preoccuparsi della sorte di sua sorella. Dubrovsky ha il difetto di essere un gentiluomo. Ora andate, ma non uscite da quella porta, passate di qua. Portatemi notizie di Chernyshevsky e al più presto. Fate passare la duchessa. Perdonate, ma... Perdonarvi, ma cosa dite? Non sapete che significhi per me questa vostra visita? Da quando ha preso la vostra cattura? Dov'è Igor? Sono venuta a chiedervi sue notizie. Era fuori di sé. Dovete capirlo. Tutti noi eravamo addolorati. Dov'è? È partito questa mattina. Non mi ha nemmeno avvisato. Ma ditemi, dove è andato? Non so, dicono all'accampamento di Dubrovsky. Ho mandato degli uomini per rintracciarlo. Bisogna raggiungerlo. Dubrovsky odia Igor. Non so perché. Ma se Aquila Nera sa che suo figlio è vivo, forse placherò il suo odio. Che ne sapete voi del figlio di Dubrovsky? È in casa mia. Sarebbe troppo lungo ora raccontarvi come e perché. Ah. È molto interessante. Comprendete che voi state parlando del figlio di un bandito? Sì. E intendo restituirglielo. So che se Dubrovsky riavrà suo figlio, cesserà di odiare, di uccidere. Il destino di Dubrovsky è segnato. E non sarà certo suo figlio a farlo mutare. Forse, ma io debbo essergli grata. Grata? Sì, egli mi ha salvato la vita. Può darsi. Ma può anche essere che la vostra vita sia servita a lui per ottenere quella di vostro fratello. Può essere che voi siate lo strumento passivo di un suo piano. No, non è possibile. Voglia il cielo che io mi sbagli e che voi possiate presto riabbracciare Igor. L'ha ucciso. Dubrovsky.
era conficcato nelle sue spalle, in direzione del cuore. È stato colpito a tradimento. Dubrovsky pagherà la tua morte, Igor. A qualunque costo. Qualsiasi sofferenza dovesse costarmi, egli morirà perché tu sia vendicato. Venite dunque per la festa di San Stanislao. Vi sarà facile confondervi tra gli ospiti. E potrò così riconsegnarvi vostro figlio. Abbiate fiducia in me. Bene. Benissimo. Sono contento che abbiate aderito alla mia idea. Ehi, tu. Vieni. Va al passo della renna. Sarai fermato dagli uomini di Aquila Nera. Di loro che devi consegnare questa lettera di Tatiana Cernicheschi al capo. Sì, ma... Non aver paura. Ci sono buone notizie per Aquila Nera là dentro. Va, corri. Aquila Nera ti distruggerà la villa. Quello non scherza. Come ha ammazzato il padrone, ammazzerà la duchessa e tutti noi. Quello è terribile. Piomba sempre all'improvviso. Quando meno te l'aspetti, per esempio. Uno è lì che sta mangiando. Perdonate. Se interrompo il vostro pasto cercando di procurarmi il mio. Sono i capretti più belli del mio povero gregge. Degno solo della tavola di un signore. Vai fuori, pezzente. Valla a vendere al mercato la tua merce, non qua. A momenti mi facevi strozzare. Ho fatto più di 50 verste per vendere i miei capretti. Vattene! Sì, me ne vado, torno alla mia campagna. Anche se non riesco a vendere i miei capretti, là almeno la vita è più sicura. Che cosa vuoi dire? Niente che tu non sappia già. I signori non sono mai buoni, la potenza ha avvelenato il loro sangue. Proprio questa notte ho visto uccidere un giovane ufficiale sotto i miei occhi. Erano un ussaro e il suo servo. Poi il capo ha ucciso anche l'ussaro a tradimento perché non parlasse. Due omicidi nello spazio di pochi secondi. Siete sorpresi? Strano. Eppure dovreste essere abituati a questi metodi. Aspettate, com'era l'ufficiale? Chi è stato l'assassino? No, non era Aquila Nera. L'ho visto alla testa dei suoi uomini una volta. E poi Aquila Nera non uccide mai a tradimento. Ma allora dimmi chi era. Vi ripeto, non lo so. Non osai uscire dall'albero, però se lo vedessi... Dio mio, perdonami. Ora Dubrovsky sarà catturato e sarà colpa mia, mia. Come ho potuto pensare una mostruosità simile? Tu rimani al mio servizio. Sì. Spia ogni volto, scruta ogni faccia. E quando lo riconoscerai, me lo indicherai. Ma ora che volete fare? Devo avvertirlo. Se andasse al palazzo del principe Boris... sarebbe una rovina. In tutta la Russia non c'è chi sappia organizzare la festa di San Stanislao come il principe Boris. Sono felice che la guerra tra noi sia finita. Ho così potuto assistere a questa festa. Non comprendo perché la duchessa Tatiana tardi tanto a venire. Che sia una donna, e forse la sua sensibilità le ha vietato di assistere all'epilogo della sua vendetta. Sentite. È un'idea eccellente. E ora aiutatemi ad attuarla. Andate. In occasione della festa di San Stanislao, ho deciso di offrirvi una gradita sorpresa. Voi tutti conoscete il bandito Aquila Nera. Ebbene, vi annuncio una sua visita per questa sera. Aprite.
Dimenticavo. Per ora posso presentarvi solo il figlio di Dubrovsky. Il bambino si è prestato gentilmente a fare da battistrada al suo eroico ma prudente genitore. Su, avvicinati. Qui nessuno vuol farti del male. Vuoi un'arancia? Prego. Grazie. Vieni. Ecco. Va a prendere l'arancia. Sapevo che avresti finito per rivelarti, Aquila Nera. E ora arrenditi. Butta via la tua boria. Arrenditi. Ho atteso anche troppo per avere il privilegio di consegnarti nelle mani del carnefice. Ho paura che tu abbia fatto male i tuoi conti, Yuralev. Sono ansioso di vedere come farà a volar via l'Aquilotto tra le fucilate dei miei cosacchi. Calma, Yuralev. Uno spettacolo alla volta. Ti ho detto che me ne andrò. E con mio figlio. E ricordati che un corvo non vince mai contro un'aquila. Sarei curioso di vedere come. Attento, Yuralev! Che la mia pistola non sbaglia, l'hai visto con l'orso. Fai attenzione, Yuralev. Il primo dei tuoi scherani che si avvicina segnerà la tua condanna a morte. Avanti. Apri il cancello. Aprite. E tu accompagnami fino alla porta, fino alla strada, fino a Mosca, fino a dove vorrò io. Pochi scherzi, ho detto. Cammina. Addio a tutti. Non vedo fra voi l'autrice di tale spettacolo, Tatiana Cernicheschi. Vi prego di porgere il mio saluto. Ah! Quanti sforzi sprecati, generosi quanto inutili. In quanto a te, avrò il tempo per farti pagare quello che hai osato fare e dire questa sera. Portate via questa canaglia e il bambino. Eccellenza, c'è la duchessa. Andate. Ho mandato a chiedere notizie di voi. Mi hanno detto che eravate partita. La vostra vendetta è stata compiuta. E nel migliore dei modi. L'avete ucciso? No. Non si uccidono gli uomini come Dubrovsky. La morte è ben poca cosa per loro. Non la temono.
Ho creduto farvi una cosa gradita destinandolo insieme a suo figlio ai lavori forzati in Siberia. No. Mi sembra che i vostri sentimenti verso Dubrovsky siano mutati dall'ultima volta. Sì, sono mutati. Ho commesso il più infame degli errori. Dubrovsky non può, non deve soffrire così per causa mia. Vi faccio notare che Dubrovsky, fra l'altro, è l'assassino di vostro fratello. Dubrovsky è innocente. Non è stato lui ad uccidere Igor. Comunque le prove erano contro di lui. E poi Aquila Nera deve scontare la pena di ben altri delitti. È forse un delitto desiderare la giustizia? Dubrovsky non ha avuto giustizia e se l'è fatta da solo. Lo dite quasi con ammirazione. Io voglio solo che Dubrovsky e suo figlio siano liberi. Se voi non mi aiuterete, andrò dallo zar. E come potrei aiutarvi? Dubrovsky è già in viaggio per la Siberia. Non avete perso tempo. Sembra che proviate piacere ad agire così. Forse la ragione del mio odio per Dubrovsky dipende da voi. Che intendete dire? Io odio Dubrovsky perché amo voi. È assurdo ciò che dite. No, è la verità. Dimostratemi che non amate Dubrovsky e lo libererò. Se io acconsentissi a sposarvi, voi mi concedereste ciò che voglio? Dubrovsky, vero? No? Sì. Accetto. In fin dei conti, per me voi valete molto di più che la libertà di Aquila Nera. Darete subito ordini per la sua liberazione? Certo. Me ne preoccuperò personalmente. Aprite i cancelli. Coraggio, Vladimiro. Dallo a me. Andiamo. Dallo a me. Ti lascio mio figlio. Sì. Lo affido a te. Non dubitare. Andiamo, andiamo. Avete perduto la parola come vostro figlio, Dubrovsky? Eravate molto più sicuro di voi qualche mese fa. Ero libero. Oh, non è certo colpa mia se non lo siete più. Perché mi avete fatto chiamare? Un po' di calma, Dubrovsky. Siete sempre pieno di rancore e di fretta. Vi ho mandato a chiamare perché voglio darvi una buona notizia. Quale? Ho deciso di revocare l'ordine di deportazione per vostro figlio. Per mio figlio?
Tornerà a Mosca? No. Solo lo allontaneremo da voi perché non soffriate tanto nel vedere i suoi patimenti. Lo manderemo nelle miniere di rame di Arkunst. Non è possibile! Non potete fare questo! Non potete strapparmi mio figlio! E perché? Non siete contento di questo favore imperiale? Vi confesso che mi aspettavo tutt'altra accoglienza. Vi dirò di più. Ho un'altra eccellente notizia per voi, caro Dubrovsky. Mi sposo con Tatiana Chernyshevsky. Vi dirò, se da questo matrimonio dovesse nascere un figlio, e questo figlio per una ragione qualunque fosse sofferente, io preferirei allontanarlo da me. Prendete suo figlio e portatelo oggi stesso nelle miniere di rame di Arkunst. Se vi rimane una stilla di sangue nobile nelle vene, non fatelo. Ah, vi raccomandate adesso? Posso anche raccomandarmi. Non è per me che chiedo. È per un innocente che morirà di stenti. Lasciatelo qui. E io vi giuro che dimenticherò ogni offesa. Che rinuncerò ad ogni piano di vendetta. Ormai non mi resta che lui. Lui soltanto. Lasciatemelo. Comincio veramente a commiserare la vostra esistenza qui. Il tè che si beve in Siberia è davvero disgustoso. Quindi voi osereste farmi delle proposte. Ma non lo sapete che la vostra vita e quella di vostro figlio sono soltanto mie? Che io posso fare di voi quello che voglio? Vegliacco maledetto! Sempre così. Sempre ribelle. Portatelo via. Fategli dare 100 colpi di frusta per quello che ha osato dire. E subito! Se per caso dovesse svenire, portatelo all'infermeria e fatelo rinverire. La morte non viene mai troppo presto per gli orgogliosi. Nuovo cliente, dottore, l'ordine di rimetterlo presto in piedi. Chi è? Vladimiro Dubrovsky. Avete detto? Dubrovsky. Perché lo conoscete, forse? No. No, no, credevo. Allora siamo intesi, eh? Deve guarire al più presto. Ho capito, ho capito. Nato alla deportazione a vita. Calmati, non agitarti. So quello che ti è capitato. E allora sai che devo vendicarmi. Invidio il tuo coraggio. Mi hanno vergato a sangue. Mi hanno insultato. E ora vogliono togliermi anche mio figlio. Tuo figlio? Sì. È venuto Juralev a dirmelo. In persona. Lo manderanno nelle miniere di Arkunst. Sermantov,
Non mi resta che augurarmi la morte. Per me non c'è speranza di fuga. E nulla posso fare per salvare mio figlio. Nulla. Mia moglie è stata trucidata. E anche mio figlio morirà lontano da me. Sermentov, se conosci qualcosa che allievi le mie sofferenze, che faccia morire, dammelo in nome di Dio. Sermentov! Calmati. Calmati, calmati. Eccellenza. Sì? Una cosa terribile. Vladimiro Dubrovsky è morto. Così presto. Dov'è? Nel lazzaretto. Come è morto? Come è morto? Per i colpi di ieri. Taci tu. Sei sicuro che non finga? È ricaduto indietro quando l'ho sollevato. Ora proverò io. Un pugnale. Un pugnale, ho detto. Portatelo via. Gettatelo oggi stesso nel fiume. Forse è meglio che sia morto così. Quanto a suo figlio, voglio che assista ai funerali. Gli farà bene vedere come finiscono i nemici dello zar. Buttalo! Male, ho temuto tanto, il Bove non finiva più di benedirti. Ancora 5 minuti e sarebbe stato tardi. Quel liquido ha un tempo d'azione limitato. Ti ringrazio, Sermentov. Non potrò mai dimenticarlo. Non dire sciocchezze. Era la prima volta che provavo la mia scoperta su un uomo. Ho paralizzato 1000 cani. Ma ti assicuro che quando ti ho visto andar giù senza respiro e con i battiti del cuore arrestati, mi ha preso un accidente. Ero sicuro che doveva andar bene. La giustizia non può essere fermata dalla volontà dei malvagi. E adesso bisogna liberare Andrei. Credo che la cosa migliore sia di piombare loro addosso prima che giungano al campo. Trovarsi fra i piedi un morto risuscitato non farà loro piacere. Ma come faremo in tempo? Ho preso 2 cavalli al campo e delle armi. 2 cavalli? Vieni anche tu. Ma io non voglio che... Ormai, Dubrovsky, la tua sorte è la mia. Andiamo.
E così, principessa Tatiana Černiceschi, io ti unisco in matrimonio con il principe Boris Juralev. Della guarnigione. I doni dei nostri contadini. Principessa, tutto il popolo è qui per onorarci. Villano. Voi siete stato voi. Ha bisogno di noi. Ho da fare, non posso muovermi di qui. Ma come puoi parlare così? È fuggito dalla Siberia per vendicarci. Ha decine di uomini che lo inseguono. Doveva pensarci prima. E poi se Vladimiro è qui, non è per noi, ma per quella donna. Sì, può darsi. Ma non lo possiamo lasciar morire. Ivan, ti prego. Per salvare lui sono disposto a sacrificare il mio orgoglio e la mia vita. E il tuo amore. Che cosa conta infine la mia vita? Ivan, ti prego. Andiamo. Ho infranto il giuramento fatto sulla tomba di mia moglie. Ho perduto la fiducia dei miei amici. Per colpa vostra sono stato catturato. E mio figlio ha sofferto l'inferno della Siberia. Siete stata la mia maledizione. Ma io sono innocente. Se non lo fossi stata, non vi sarei corsa incontro. Avete mentito anche questa volta, come allora, come sempre. Siete impastata di frode e di menzogna. Avrei dovuto uccidervi la prima volta che v'ho incontrata. E non l'ho fatto perché mi avete fatto credere che nella vita non si può vivere solo per una vendetta. Ma ora basta. Ora devo strapparvi da me. Vi devo uccidere. No! No, non ucciderla! No. Andrei. No, no. Non ucciderla. Non è stata lei. Vladimiro. Salvo il bambino. E voi? Non pensate a me, saprò cavarmela da solo. E poi se non dovesse essere, preferisco morire che vivere da schiavo. Via, presto!
campo. Ora che avete compiuta la vostra vendetta, potete tornare in pace alla Valle del Sole insieme ad Andrei. Già, ma non sarà come prima. Nulla ridonerà la vita a Masha Kirillievna. E nemmeno mio fratello era meno colpevole di quanto credevate. Forse. Ma a che vale parlare del passato, di ciò che è morto, di noi stessi? Stiamo per separarci e vorrei che questo nostro saluto fosse meno triste. Anch'io lo vorrei, ma mi è impossibile. È meglio che partiate subito, Vladimir. È proprio questo che volete? Sì, questo. Vladimiro! Vladimiro! Tatiana. Non c'è più dubbio, è proprio il figlio di Aquila Nera.